Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi come arricci i capelli con un ferro molto particolare e secondo me innovativo. È un nuovo prodotto della Irresistible Me, esattamente questo qui. Adesso ve lo faccio vedere bene nello specifico cosa ha un po' di particolare e durante il video vi faccio vedere anche come arricci i capelli. Quindi vedete che adesso ce li ho lisci lisci, alla fine del video ce li avrò ricci. Allora, il prodotto in questione è questo qui, è un ferro della Irresistible Me, che si chiama per l'esattezza Ruby, ed è un ferro autorotante. Il packaging è veramente bello, si apre così, c'è la calamita, ed ecco qui. Ok, questo è il packaging esterno. Apro la scatola ed ecco qui il ferro. Nella parte superiore sono riportate tutte le caratteristiche del ferro. Il ferro è rivestito in ceramica fusa con tormalina e ha un altro rivestimento in diamante. La ceramica distribuisce il calore in modo uniforme e permette la formazione del ricciolo in un tempo minore rispetto ai ferri costruiti con altri materiali, quindi riduce i danni nei capelli. La tormalina, emettendo ioni negativi, neutralizza gli ioni positivi presenti nei capelli secchi o danneggiati, chiudendo così le cuticole e assicurando capelli lucidi e lisci. Inoltre, aiuta a sigillare l'umidità nei capelli e contrastare così l'effetto crespo. Inoltre, il rivestimento in diamante aumenta la durata del ricciolo. Il ferro è dotato di un riscaldamento veloce, si riscalda davvero in pochissimo, in meno di un minuto, del controllo della temperatura che arriva fino a 210 gradi e si autospegne dopo un'ora. Essendo un ferro autorotante, si può decidere la direzione di rotazione del ricciolo verso destra o verso sinistra cliccando questi due pulsanti. Poi è presente questo meccanismo per prendere il ricciolo e tenerlo fermo, e inoltre ho dovuto acquistare un adattatore per la presa di corrente perché non è italiana, ma l'ho trovata da MediaWorld veramente a pochi euro. Quindi ho attaccato il ferro, lo accendo, qua c'è un pulsante di accensione con tutti i vari gradi. Io metto la temperatura massima perché ho i capelli molto lisci, quindi per far sì che tengano, che vengano bene, devo per forza utilizzare una temperatura molto alta. Devo dire che questo ferro è fatto abbastanza bene in confronto ad altri perché ha sia questa parte qui di plastica che non si riscalda eccessivamente. Infatti io già sento il calore, veramente si accende, raggiunge la temperatura in pochissimi secondi perché già sento che è quasi caldo, cioè quasi molto caldo, ma questa parte qui non si riscalda, quindi quando appoggio il ferro sul tavolo da una parte è tenuto da questa sbarretta che c'è qui sotto e poi lo faccio vedere. E poi appoggia così, o al massimo così. Quindi non va mai a toccare la parte calda con il tavolo, cosa che mi capita con tantissimi ferri, anche delle marche migliori. Innanzitutto in tutti gli altri che ho, non so perché, si riscalda sempre la parte superiore ed è scomodo perché se io voglio tenerlo non riesco. Invece in questo caso è fatto molto bene proprio perché riesco a tenere questa parte qui senza bruciarmi perché non si riscalda. E poi perché posso appoggiare il ferro senza aver paura che si rovini il tavolo. Veramente ho combinato diversi disastri per questo motivo con altri ferri in passato. Con questo sono sicura. Devo dire che mi piace molto come è fatto esteticamente. Vedete? Già in pochissimi secondi ha smesso di lampeggiare e ha raggiunto la temperatura massima. Adesso vediamo subito come funziona. Slego e pettino i capelli, uso questa spazzola qui che è la Tangle Teaser, con cui effettivamente mi trovo abbastanza bene. Ok, una volta che ho pettinato i capelli, li divido in sezioni e parto dal basso. Li lego con una molletta e parto da qui. Prendo una sciocca. Allora, esiste questo meccanismo qui che serve proprio a bloccare la sciocca. Quindi scorro verso il basso e poi inizio a ruotare. Vedete come ruota da solo? E poi lo fermo.
Devo dire che è un meccanismo molto intelligente che mi piace molto perché prende proprio i capelli senza dover stare a ruotarli manualmente con le mani e quindi non mi brucio perché non vengo proprio a contatto col ferro. Se voglio tenerlo da sopra riesco benissimo perché sopra è proprio tiepidino, non è caldo. Non devo praticamente toccare, venire a contatto col ferro e il rischio di bruciarsi è molto minore rispetto agli altri ferri. Adesso provo ad aprire. Poi clicco il pulsante rosso per ruotare e aprire. Ed ecco qui. Questo è un boccolo. Poi, per la volta dopo, clicco il pulsante opposto. Perché uno ruota a destra, ruota il ferro verso destra e l'altro ruota il ricciolo verso sinistra. Sapete che per avere dei bei ricci non bisogna farli tutti in un verso, se no viene un unico grande riccio, ma bisogna fare un riccio in un verso e un riccio in un altro. Questa è una delle basi che insegnano di solito alle scuole di parrucco, nel mio piccolo corso di parrucco che ho fatto quando ho fatto la scuola di trucco. Mi hanno insegnato questo trucchetto. E in questo caso avviene proprio automaticamente grazie a questo meccanismo automatico di rotazione perché basta cliccare una volta, cliccare, basta schiacciare qui una volta il pulsante per la rotazione verso destra e una volta per la Allora, nel rotazione verso frattempo, sinistra. ogni volta che finisco Rich, spruzzo la mia lacca preferita per la tenuta dei ricci, è fantastica, è la Testa Nera Palette, la Holden Flex, tenuta extra forte. È la mia lacca preferita perché è l'unica che veramente riesce a farmi durare i ricci a lungo. La trovate al supermercato, non costa tantissimo. Quindi faccio una spruzzatina e continuo con gli altri. Spazzolo, poi applico il ferro alla fine della mia ciocca e inizio a girare. Inizio a farlo ruotare col pulsante opposto. E adesso aspetto. Sto prendendo ciocche abbastanza grandi per velocizzarmi, però ovviamente per un risultato molto più definito è meglio prendere ciocche piccole. Quindi a questo punto clicco il pulsante rosso che riporta il ferro alla situazione di partenza e poi scorro giù. Ecco qui, anche il secondo boccolo è andato. E vado di lacca. E continuo così. Ovviamente potete decidere voi dove fermarvi con la rotazione, se volete. Magari dei boccoli, comunque dei ricci solo nella parte finale dei capelli, quindi solo sulle punte, vi bloccate lì. In questo caso io lo sto facendo tutto perché preferisco comunque avere un riccio più definito, anche perché so che avendo i capelli molto lisci è meglio nel mio caso arricciarli tutti perché già tendono tanto a scendere di loro in genere quando faccio i ricci, quindi io li arriccio tutti poi in caso naturalmente si smollano un pochino. Ok, quindi aspetto 5 secondi più o meno, clicco il pulsante rosso che ruota il ferro alla situazione di partenza e schiaccio il pulsante e tiro via. Ed ecco qui, guardate già questi che sono più piccoli come riccioli, come sono venuti molto più belli, più definiti e anche molto molto lucidi perché è proprio grazie al rivestimento del prodotto. Procedo sempre per sezioni orizzontali. Pettino sempre bene i capelli e poi inizio dall'interno per andare verso l'esterno. Thank you.
ed ecco qua il risultato finale. Secondo me è veramente molto molto carino. Se vedete, ho preso comunque delle ciocche molto grosse. Ovviamente dove le ciocche sono più piccole sono molto più belli. I ricci sono venuti, secondo me, ben definiti, lucidi, veramente per me un bel risultato. Ora provo magari a smuoverli un po'. Allora, metto prima un po' di lacca. Qua anche vedete come sono venuti belli voluminosi, io adoro il risultato un po' così voluminoso. E questo è il risultato finale, ovviamente se li volete più meno definiti, più effetto mosso, li potete comunque separare con le dita, comunque a me piacciono abbastanza così. Il risultato mi è piaciuto tantissimo, per quanto riguarda il ferro per me è promosso veramente al 100%. Perché come avete potuto proprio vedere voi durante il video, non ho avuto alcun problema, cioè con tutti gli altri ferri solitamente mi brucio ogni 2x3, ho sempre il problema che comunque io giro le ciocche intorno al ferro e rischio sempre di ustionarmi ogni volta, o brucio me stessa o brucio qualcosa nel tavolo, e invece con questo non ho avuto alcun problema. I ricci si fanno veramente in pochissimi secondi, il modo è semplicissimo, lo può fare veramente chiunque, non c'è bisogno di avere una manualità particolare perché fa davvero tutto il ferro. Inoltre si riscalda velocissimamente, il risultato è bello, è lucido e definito anche per, comunque, per i materiali con cui è fatto il ferro. Il meccanismo è fantastico, ci sono diverse regolazioni. È molto veloce, secondo me si dimezzano molto i tempi, e soprattutto per chi non è molto abile con il ferro è un'ottima veramente soluzione. Che dire, io ve lo consiglierei assolutamente sì, perché è un ferro molto versatile, è molto facile da usare, comunque il risultato è professionale, i boccoli vengono in pochissimi secondi, si riscalda velocissimamente, non c'è bassissima la possibilità di ustione perché non bisogna nemmeno toccarlo il ferro, si viene pochissimo a contatto, il meccanismo è automatico, fa quasi tutto lui da solo. E quindi che dire, se non avete un ferro per fare i boccoli, perché comunque è abbastanza classico come risultato, ma se non avete un ferro per fare i boccoli, siete comunque anche alle prime armi e avete bisogno di un ferro nuovo e lo volete acquistare, io vi consiglio questo perché il meccanismo è veramente molto interessante, secondo me è abbastanza innovativo, è facile da usare, è veloce, quando dovete fare i capelli al volo non c'è bisogno che aspettiate 10 minuti per che si scaldi, perché veramente in 30 secondi si sarà scaldato, massimo un minuto, veramente velocissimo, e è proprio secondo me alla portata di tutti come uso, è molto facile. Inoltre, come non so se già ve l'ho detto, c'è uno sconto apposta per voi che vi lascio nell'info box o ve lo scrivo qui in sovraimpressione, per acquistare questo ferro dell'Irresistible Me sul loro sito. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video, ciao!